Buongiorno, oggi partiamo con la skincare. Io mi sono già lavata il viso, voglio andare a fare una maschera esfoliante che faccio io, vi do la ricettina perché è veramente velocissima, bastano due ingredienti, zucchero di canna o zucchero normale se non ce l'avete e olio di cocco. Un cucchiaino e un cucchiaino, quindi un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di olio di cocco, che in questo caso è solidificato perché fa ancora un po' freschino. Poi con un cucchiaino mescolate i due ingredienti fino a ottenere una specie di burro, una cremina. Ok? Allora, l'olio di cocco lo trovate o al supermercato o nei negozi tipo Fasoli o Botanic, nella parte dove ci sono tutte le cose biologiche. Lo trovate di sicuro, ma anche al supermercato lo trovate facilmente. Ok, otterrete questo più o meno. Ok, con questo qui andate a fare un leggero scrub, leggero perché non dovete premere mai troppo, ma massaggiare sempre leggermente. L'olio di cocco si andrà a sciogliere. Farete un po' di porcile per terra, ma vi assicuro che è uno scrub fantastico. Mi sta andando anche nella maglia. Disastro. Allora, io lo faccio proprio poco sulla fronte perché la pelle è molto delicata e in questo periodo anche un po' di dermatite, quindi evito le zone delicate. Evitate il contorno occhi. Mamma mia. Allora, questo scrub fatto in questo modo andrà a togliere le cellule morte, perché comunque lo zucchero farà un leggero scrub, mentre l'olio di cocco andrà nel contempo a idratare la pelle. Io adesso lo tengo su un paio di minuti, così l'olio di cocco penetra per bene e idrata bene la pelle, e poi vado a sciacquare e mi vado anche a lavare i capelli perché sono un disastro. Ok, noi ci vediamo dopo, così vi faccio vedere il risultato. Questo scrub è ottimo anche per le gambe. Quindi, se volete farne un po' di più, duplicate le quantità. Se ve ne avanza, lo potete conservare in frigorifero, perché una volta aperto l'olio di cocco va conservato in frigorifero, e poi lo utilizzate all'occorrenza. Io lo trovo veramente, veramente buono come scrub e anche come idratante. E poca spesa e tanta resa, come dico sempre io. Rieccomi qua. Allora, la pelle è morbidissima e super idratata. Io la trovo fantastica. Adesso vado a mettere il mio siero per le macchie scure. Questo qui è di Revolution Skincare London. L'ho preso sul sito di Beauty Bay. Massaggio leggermente. Ok, poi vado di contorno occhi, questo qui è di Avril, molto leggero. Forse anche troppo per quanto mi riguarda, preferisco i contorno occhi un pochino più idratanti, più corposi, perché ho la zona del contorno occhi proprio secca e mi piace andare a idratarla per bene. Quando massaggiate il viso fate sempre dei massaggi molto delicati perché basta davvero poco per infastidire la pelle. Ok, poi vado ad applicare la mia crema solare
Questa qui di Sien, fattore protezione 30 per il viso e décolleté anti-age. Questa l'ho presa dalla Lidl, chi ha visto lo scorso video l'ha vista di sicuro. È costata intorno ai 3 euro qualcosa, ma è ottima. Ha un buon profumo, si assorbe subito e non rimane bianca. Io la crema solare, viste le macchie che ho, la metto tutto l'anno. Sono proprio, l'ho preso proprio come abitudine. Non che migliorino le macchie solari, però almeno non peggiorano. Quindi è proprio un'abitudine che ho. Ok, ultimo step, crema anti-age, sempre di Avril. E ho finito la mia skincare. Voilà, adesso metto un filo di burro cacao. Tra l'altro, nello scorso video vi ho fatto vedere lo spacchettamento di questo qui della Labello, il Mad Repair, che mi piace tanto. È un po' duretto e poi appiccica un po'. Forse l'ultima volta non avevo preso questo qui, perché non me lo ricordavo così spesso, così solido. Sembra un po' un burro per labbra, ma di quelli belli tosti. Questo qui tra l'altro ha il fattore di protezione 15, che non è male, però vabbè. Vado a finire di prepararmi, mi trucco, mi lavo i capelli e noi ci vediamo dopo. Eccomi qui, fonata e truccata. Guarda il make-up, cosa riesce a fare? Pazzesco! Pazzesco! Comunque, al di là del make-up che fa diventare belle le persone, devo preparare la cena, purtroppo anche stasera devo preparare la cena, però stasera so già cosa preparare. Farò alette e coscette di pollo al forno. Volevo farle con i peperoni, ma non li ho, cioè ne avevo uno ed era anche mezzo ammuffito, quindi l'ho cestinato, e quindi le farò con le patate, così, tanto per cambiare, sempre pollo e patate. Pasta col sugo, pollo e patate, bistecche impanate, polpette, polpettone, la parmigiana non la cito neanche, se no mi date le bastonate, e lasagna, pasta al forno, risotto ai funghi, risotto al radicchio, basta. Questi sono i piatti che girano a casa mia. Non lo so, devo inventarmi qualcosa di nuovo, perché faccio sempre le stesse cose. Forse perché ho poca voglia, poco tempo, non lo so. Mi piace cucinare, però arrivo tipo la sera. Il sabato e la domenica sono un pochino più ispirata, riesco a fare qualcosa di un po' più particolare, diverso dal solito. Ma in settimana io non ho voglia. Ditemi voi se siete messe uguale a me. Io in settimana non ho voglia. Però ho già tirato fuori il pollo, se no avrei proposto la pizza. Niente, vado a preparare il pollo, così lo metto in forno e me ne libero intanto che lui si cuoce. Faccio qualcosina in casa mentre aspetto Claudio. Mi è arrivata la beauty box di Look Fantastic, che ho già fatto vedere su Instagram, ma non so se mi seguite tutti su entrambe, su Instagram e qua su YouTube. Quindi per chi non l'ha vista su Instagram, perché non mi segue, seguitemi, vi lascio qui sotto il link al mio profilo, il nome del mio profilo su Instagram, e intanto io ve la faccio vedere qui su YouTube, vi faccio vedere velocemente il contenuto della beauty box. Allora, velocemente vi faccio vedere cosa c'è all'interno della beauty box. Allora, in questa beauty box ci sono
Queste figlie cinte. No, vabbè. Ah, signore. All'interno della beauty box ci sono queste ciglia finte. Poi questo guantino esfoliante per le labbra, fatto così, si infilano dentro le dita e si va a fare un massaggio esfoliante sulle labbra. Questo lo lavo e poi lo provo di sicuro. Poi c'è una maschera in tessuto per il viso. Questa è alla rosa, camomilla e alga marina. Calmante e idratante. Poi abbiamo una crema per pelli sensibili, crema da giorno, protezione globale. E per ultimo, Avant è un'ottima, ottima marca di cosmetici, un ottimo brand. Questo siero da notte, rigenerante da notte. All'acido ialuronico e glicerina. Non male, questo qui lo voglio proprio provare. Ho già il contorno occhi ed è un prodotto davvero valido. Avant è una buona marca. E basta, direi, questi sono i prodotti della Beauty Box. Ecco, forse nella Beauty Box non avrei inserito le ciglia finte, perché sinceramente non so quante di noi le utilizzano. Ah, e c'era anche uno smalto, scusate, che ho dato a mia mamma perché io faccio il semipermanente, quindi non li uso. Era uno smalto color nude, un color nude molto leggero. Allora, questi erano i prodotti della Beauty Box di questo mese, quindi di aprile. Se vi interessa la Beauty Box, la trovate sul sito di Look Fantastic. Vi lascio qui sotto il link e il mio codice sconto. Se vi interessa, potete utilizzarlo direttamente acquistando dal sito. Non so se è valido anche sulle Beauty Box, forse sì, però vabbè, andate a vedere se siete interessati. Tra l'altro, adesso mi sembra che le beauty box non siano più a 15 euro, ma a 10 o 11, qualcosa di simile. Comunque, andate a vedere, vi lascio qui sotto il link, così se c'è qualcosa che vi interessa. Poi, a parte che oltre alle beauty box ci sono anche un sacco di altri prodotti sul sito di Look Fantastic interessanti, quindi fatevi magari un giro se avete bisogno di acquistare qualcosa per la skincare, per il make-up. Andate a vedere perché c'è un sacco di roba. Adesso vado a sistemare un pochino il tutto e metto su il pollo.
Pollo nel forno, preparo le taccole. Io le faccio in questo modo e vengono davvero buone. Le spunto, le taglio, poi le lavo e le metto direttamente in padella con uno spicchio d'aglio e un filo d'olio perché trovo che siano più gustose, quindi non le faccio bollire e poi le metto a cucinare. Le cucino direttamente, le copro poi di acqua, metto un po' di sale e le lascio cuocere finché non diventano belle morbide. Resteranno croccanti e gustosissime, provate. Mi avete chiesto che prodotto ho utilizzato per pulire il tavolo e forse anche il piano qui dell'isola. Avevo utilizzato questo spray multiuso di Tree. Vi lascio qui sotto in descrizione il link al sito dove potete trovarlo insieme ad altri prodotti sempre biologici e ottimi. Allora, non ve ne parlo spesso perché comunque questi prodotti qui costicchiano un pochino, secondo me. E siccome voglio proporvi dei prodotti buoni ma che abbiano anche un prezzo decente, ogni tanto lo vedete in qualche video, però non sto proprio a soffermarmi. Comunque, per chi fosse interessato, vi lascio il link qui sotto. È un ottimo prodotto, soprattutto per i vetri, li pulisce da Dio, ma ci sono altri prodotti in commercio al pari che costano anche un pochino meno. Io sto aspettando Claudio perché tutte le volte che ho un appuntamento o gli dico: mi raccomando, stasera se riesci, arriva un pochino prima, non ti soffermare a perderti in chiacchiere, eccetera. Tutte le volte c'è un imprevisto. Ieri sera dovevo andare dai miei ed è arrivato tardi. Stasera ho detto ai miei di venire qua perché sapevo già che faceva tardi, ma speravo arrivasse un po' prima e anche stasera farà un po' tardi. Vabbè, io ho il pollo quasi pronto, le taccole anche, quindi appena arriva mangiamo e quando arrivano i miei, pace, si siederanno con noi a tavola. E quindi stasera probabilmente chiuderò il video qui e lo riprenderò poi domani perché domani vado dal parrucchiere.